preparativi per la riapertura dell'anno scolastico in Trentino il prossimo lunedì 14 di settembre. Noi in queste settimane abbiamo fatto anche un percorso anche in redazione, un viaggio nel mondo della scuola per capire quali sono le perplessità e come si stanno organizzando anche tutta la programmazione scolastica. Avremo in collegamento Meet, su piattaforma Meet, la dirigente dell'Istituto ITI, l'Istituto Tecnologico di Via Buonarroti, e per capire appunto come in questo caso l'Istituto si sta organizzando. Si diceva, per la ripartenza ci sono già delle linee guida, ovviamente dei protocolli, a cominciare dalla misurazione della febbre, che dovrebbe essere, diciamo, un obbligo da parte dei genitori. Principalmente la responsabilità deve essere in capo ai genitori, e questo è giusto, nel senso che al mattino devono, ecco, controllare che i propri figli siano in buona salute e non abbiano la febbre. Questo, diciamo, che è la prima responsabilità, perché ci hanno anche raccontato degli episodi dei sindaci, insomma, che molto spesso arrivano degli alunni che non sono in ottime condizioni di salute, e quindi questo naturalmente, soprattutto in questi tempi di Covid, certamente non è positivo e non rasserena nemmeno gli animi di chi poi nel mondo della scuola lavora. Quindi la responsabilità prima deve essere dei genitori, e poi la scuola si sta attrezzando. C'è stata proprio la conferenza stampa nei giorni scorsi del presidente e dei dirigenti provinciali, si sta attrezzando per affrontare al meglio l'anno scolastico. Certo che è una sfida, insomma, importante, e tra l'altro noi come Trentino, come provincia, siamo sempre più avanti rispetto magari ad altre province italiane. Sappiamo, insomma, come sono le situazioni, però comunque sicuramente è una partita difficile, è davvero una sfida. La sfida non è aprire la scuola, la sfida è che la scuola continui ad essere aperta, continui ad accogliere i suoi alunni e le sue alunne. Sicuramente si è preparati a scongiurare anche la didattica a distanza. Rispetto al resto d'Italia, linee guida che si differenziano in qualche modo in Trentino, oltre ovviamente all'installazione di termoscanner all'ingresso, appunto, all'interno degli istituti, diciamo che se un alunno risulta positivo a Covid-19, rispetto al resto d'Italia viene ovviamente isolato, ma non è l'intera scuola in quarantena o a sottoporsi a tamponi, bensì la sezione, la classe. Esattamente, se l'alunno o l'alunna vengono riscontrati con la febbre, vengono immediatamente isolati e naturalmente vengono chiamati i genitori. Non succede nulla fino a che non si ha l'esito del tampone. Una volta che arriva l'esito del tampone, se positivo, naturalmente viene isolata, messa in quarantena tutta la classe, ma non la scuola. E questo è importante, perché altrimenti ci sarebbe il blocco del sistema scolastico. E saranno in quarantena anche i genitori degli alunni positivi, non però i genitori degli altri alunni che fanno parte della classe messa in quarantena, e anche questo, diciamo, è un aspetto sicuramente importante. Gli insegnanti saranno in quarantena, gli insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia, non delle scuole medie e superiori. C'è stata questa differenziazione. Differenziazione. Per quanto riguarda poi una differenziazione rispetto alle regole, alle norme nazionali, anche per quanto riguarda l'uso della mascherina, quindi non è obbligatoria una volta entrata in classe, neppure per l'insegnante. Non è obbligatoria, però appunto ci sono delle norme ben precise anche sulla ricreazione, insomma ci sono dei limiti, ecco, alla vita scolastica. Questo è un punto sicuramente importante che ci differenzia, però comunque ci sono delle norme ben precise, come ad esempio la ricreazione che deve essere fatta in classe. Insomma, non sarà un anno come tutti gli altri, ecco, diciamo, però l'importante è andare a scuola, perché sappiamo che per i ragazzi avere i rapporti con i loro coetanei e comunque insomma con gli insegnanti è un motivo e un modo di crescita e di socializzazione. E noi abbiamo intervisto e giriamo anche le nostre domande, i nostri interrogativi a Laura Zoller. Buongiorno, dirigente scolastica dell'ITI, l'Istituto Tecnico Tecnologico di Buonarroti. Buongiorno Trento, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno.
a voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono riuscita a connettermi in questo momento, per cui non ho sentito le vostre domande. Se siete gentili a riproporle, ti ringrazio. Diciamo che stiamo parlando appunto di come fervono i preparativi per la riapertura delle scuole con tutte le norme anche a livello provinciale, ma partiamo dall'inizio, preside, professoressa Laura Zoller, come si sta preparando l'ITI Buonarroti di Trento alla riapertura? Allora, i lavori fervono e credo fino all'ultimo. C'è stato un grosso impegno per tutta l'estate e direi che ci sentiamo anche abbastanza sereni e tranquilli nella riapertura di lunedì. Certo non mancano le incognite, perché i numeri peraltro dei nostri studenti sono molto elevati, così come quelli del personale, dei docenti del personale ATA. Ci siamo attrezzati innanzitutto allestendo ben 15 nuove aule, perché abbiamo dovuto ovviamente per le ragioni note assegnare un'aula ad ogni classe. E peraltro noi come istituto avevamo fatto in precedenza scelte diverse, avevamo attivato un progetto che andava in direzione esattamente contraria, quindi aule dedicate alle discipline e alta mobilità degli studenti. E la pandemia ci ha costretto a ridurre al minimo la mobilità e quindi ad assegnare una classe un'aula ad ogni classe, e questo ha comportato veramente l'allestimento di nuovi spazi. Però è stata anche una bellissima opportunità, perché con l'emergenza, diciamo così, sul collo, c'è stata un'ottima sinergia con gli enti locali, sto pensando in particolare al Comune di Trento, la provincia, e per mettere a fattor comune l'intervento sull'istituto. Abbiamo ripensato degli spazi, riallocato nuove entrate, addirittura qui vicino proprio al mio ufficio abbiamo aperto un ingresso su via Bricatappi, quindi un nuovo accesso pedonale. Abbiamo previsto 3 diversi accessi dalla viabilità esterna e 5 ingressi ai diversi padiglioni, anche organizzando le aule e in maniera alternata, proprio per consentire un ordinato accesso e deflusso anche sia in entrata che in uscita degli studenti, in modo da prevedere con 2 orari di accesso di lezione diversa, scaglionati di 10 minuti, perché abbiamo verificato che la cosa può funzionare, aprendo i cancelli fin dalle 7:20. E abbiamo anche previsto ovviamente la permanenza in aula per tutto il tempo scuola, diciamo così, ad eccezione delle movimentazioni indispensabili per recarsi in palestra e nei laboratori, luoghi per noi particolarmente interessanti, e che anche con la nuova previsione di orario saranno garantiti anche in un eventuale piano B. Se volete, insomma, approfondiamo anche questa cosa. Rimarranno in aula, e quindi anche con intervalli di 5 minuti ad ogni ora, quindi lezioni da 45 minuti, 5 minuti di intervallo e un intervallo un po' più lungo, cioè dei 10 minuti a cavallo della terza ora. Però con quindi professoressa Zoller, la interrompiamo, visto che appunto è davvero Marilena un'organizzazione puntuale, precisa, parlava anche di questa sinergia con gli enti locali e anche la provincia per riuscire ad arrivare a un'organizzazione come ci sta raccontando e descrivendo la professoressa Zoller. Marilena? Sì, certo, assolutamente. Infatti i risultati migliori si hanno se c'è sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, e dunque le scuole, gli istituti scolastici, i comuni di riferimento. C'è stato proprio anche nelle ore scorse un incontro con il presidente Fugatti e l'assessore Bisesti, con i sindaci del Trentino, al consorzio dei comuni, proprio per avere delle strategie univoche. Insomma, è importante che ci siano le sinergie tra le diverse istituzioni, perché il risultato sia migliore e, insomma, evitare che ognuno poi vada per conto suo.
Vediamo dunque questa organizzazione dal punto di vista tecnico e strutturale, professoressa Zoller, però dobbiamo dire che quest'anno scolastico è importante che cominci, ma sarà una sfida, sarà diverso dagli altri e sarà una sfida. E l'importante poi è che continui la scuola, perché c'è anche questa incognita. Certamente la sfida più alta sarà quella di essere in grado di gestire l'emergenza, che ci sarà sicuramente, possiamo garantircelo. Credo che la serenità, che non è superficialità, è consapevolezza del rischio e del, diciamo così, insomma, della difficoltà, però anche la serenità rispetto ad un'organizzazione che ha già previsto come eventualmente attivarsi a fronte di nuovi scenari. È chiaro che ci potranno essere sicuramente casi importanti anche di studenti o di docenti con problemi di Covid, e lì la cosa più interessante sarà riuscire rapidamente a tracciare tutti i contatti, a isolarli. Siamo certi che il servizio sanitario farà la propria parte per essere molto tempestivo nella somministrazione di test, di tamponi, e questo sarà quello che consentirà anche di affrontare l'emergenza in maniera adeguata, corretta, senza allarmismi eccessivi, ma con la dovuta consapevolezza e anche efficacia. Certo, quindi diciamo che ci sono sicuramente dei protocolli da seguire, che indicano anche, mettono in luce che cosa fare, quali sono le modalità da affrontare, però diciamo che vige sempre una certa discrezionalità, quindi niente panico, niente allarmismo. Avete anche un referente Covid presso l'istituto? Ne abbiamo due ufficialmente nominati, ma abbiamo uno staff, un gruppo di 5 persone formate, proprio perché l'istituto è molto esteso, abbiamo 24.000 metri quadrati di superficie. Abbiamo lezioni diurne e serali, quindi insomma, abbiamo bisogno di avere comunque sempre in servizio delle persone che possano intervenire. E il grosso sforzo è stato anche quello relativo alla formazione del personale, per cui noi abbiamo già fatto 5 corsi di formazione in questi primissimi giorni di rientro a settembre per il personale docente, per il personale ATA con particolare attenzione ai collaboratori scolastici, quindi anche a tutte le misure di igienizzazione, di sanificazione, di distanziamento e di sorveglianza che saranno assolutamente necessarie. Per quanto riguarda il personale docente, le cronache ci riportano di una forte preoccupazione, magari di docenti che non se la sentono di fare il test. Ecco, qual è la sua percezione, quantomeno all'interno della sua scuola? La percezione all'interno del Buonarroti è, direi, positiva. C'è stata un'altissima adesione alla campagna anche volontaria di test e di verifica, insomma, del proprio stato di salute. Direi che inizialmente qualche preoccupazione maggiore, ma già in questi giorni, anche proprio con l'essere a scuola, con il tornare a scuola e vedere che ci sono misure di sicurezza molto alte, peraltro che sono state apprezzate da tutti, ha creato anche, diciamo così, un clima più disteso, e direi che è bene sottolineare che c'è anche tanta voglia di tornare anche da parte dei docenti. Ci sono casi particolari, ovviamente soggetti fragili, che per ovvie ragioni andranno tutelati e per i quali stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori. Senta, professoressa Zoller, diciamo quindi un avvio scolastico, si diceva, inedito, tra misure di sicurezza ma anche con responsabilità. Si parlava appunto di sinergie, il patto tra la scuola e i genitori, quindi a proposito di corresponsabilità, avete incontrato, avete avuto modo anche di fare incontri con i genitori? Non abbiamo ancora incontrato i genitori, ma io ho tenuto comunicazioni molto strette, abbiamo dato istruzioni precise e abbiamo insistito proprio su questa disponibilità alla corresponsabilità e alla
diciamo così, alla partecipazione, a quella che è l'azione sinergica ancora una volta di tutta la comunità scolastica. Quindi i genitori, ma per noi che abbiamo studenti anche tendenzialmente adulti, gli studenti stessi, i docenti, il personale per noi saranno estremamente importanti e direi veramente l'elemento decisivo per determinare il successo o l'insuccesso anche di tutta questa operazione. C'è anche la questione trasporti, insomma, un altro argomento sicuramente importante, perché appunto sono state prese le misure, la capienza è stata aumentata, però è una questione delicata anche questa dei trasporti, perché sappiamo insomma che c'è molta vicinanza sui mezzi. Allora, direi che la questione trasporti è stata quella che ci ha tormentato quasi di più per tutta l'estate. Questa rassicurazione venuta recentemente, insomma, dopo gli accordi Stato-Regione per quanto riguarda la capienza almeno all'80%, rassicura un po' di più, non del tutto, perché dobbiamo vedere se funzionerà anche l'operazione che stiamo facendo nel nostro piccolo di sostegno della mobilità leggera, chiamiamola così. Stiamo allestendo nuovi spazi anche per i parcheggi bici, stiamo invitando e sollecitando chi è dell'area urbana a venire a scuola non con i mezzi pubblici, ma appunto a piedi o biciclette. Abbiamo peraltro anche lo spazio motorini, moto, insomma, che i nostri studenti utilizzano, e auspichiamo che davvero ci sia la tenuta, ecco, del sistema. Questo lo possiamo vedere solo giorno dopo giorno. Un'organizzazione, insomma, come vediamo a 360 gradi, Antonella, veramente. Certo, avete, diciamo, pensato a tutto. Un'opportunità, come diceva anche Laura Zoller, un'opportunità in questa emergenza. Con quanti sono gli alunni? E le chiedo, Zoller, in caso nell'eventualità della didattica a distanza siete attrezzati, quali saranno le problematiche? Allora, intanto noi abbiamo 1566, ormai i numeri sono precisi perché li abbiamo dislocati in maniera molto puntuale, abbiamo 1566 studenti al diurno, un altro centinaio al serale, quindi insomma sono numeri importanti. Per noi, essendo un istituto tecnico-tecnologico, ma credo ormai per qualsiasi scuola, a prescindere dagli indirizzi, diciamo così, che il profilo digitale, la didattica digitale diventa una delle modalità assolutamente imprescindibili di fare scuola. Attenzione però, vorrei sottolineare, non è una questione di strumentazione di tecnologia, ma è una questione di didattica. Ecco perché noi in questo periodo, l'estate l'abbiamo dedicata all'organizzazione degli aspetti strutturali. In queste due settimane ci siamo dedicati invece alla formazione, ai consigli di classe, alla pianificazione di quelle che saranno strategie che vogliono essere sempre più e più possibile di tipo circolare, coinvolgenti, con lo studente al centro. Per cui attenzione anche a quando si parla di didattica digitale. La didattica digitale è efficace laddove non ripropone, perché torneremo indietro veramente di decenni, non ripropone una didattica di carattere frontale, ma sa attivare modalità che invece consentono flessibilità e personalizzazione, che sono parole chiave per un'offerta formativa efficace e vincente. Sarà dunque un anno sicuramente scolastico in salita. Ecco, in chiusura, qual è la sua visione quindi anche di scuola, anche per il futuro, nell'immediato? Ma insomma, io credo che la scuola in questo momento abbia davanti delle sfide, delle opportunità molto alte. Ci sono spazi per poter innovare in maniera molto significativa. Bisognerà fare questo cammino non da soli, ma in maniera fortemente condivisa, e questa sarà l'operazione alla quale anche i dirigenti daranno il proprio contributo. Il messaggio che vuole dare ai suoi studenti? Vi aspettiamo e saremo davvero tutti molto contenti di rivederci.
Il nostro motto quest'anno è distanti ma vicini, e quindi chiederò loro massima responsabilità anche nel rispetto delle regole, il distanziamento, la mascherina, l'igienizzazione, tutto quanto abbiamo richiesto per noi, poi anche nei laboratori, insomma abbiamo tutta una serie di protocolli importanti, rispettare le regole e la distanza, ma con questo senso di vicinanza e di voglia di camminare insieme. Grazie Laura Zoller, dirigente dell'Istituto IT Buonarroti di Trento, buon lavoro, buon inizio insomma buona scuola anche, buon inizio soprattutto agli studenti delle IT Buonarroti. Grazie. Arrivederci. Un saluto, grazie. Marilena, questa dunque la...